Mi piace soltanto ricordare, davvero perché dovrò un po' stringere i tempi, che il capitolo sulla parola ribellione si apre con le parole di Don Milani, quella famosa lettera ai cappellani militari, il cui titolo era «L'obbedienza non è più una virtù». La ribellione è una qualità etica fondamentale, ovviamente la ribellione non violenta, ed è, a mio modo di vedere, una fondamentale attitudine della vita quotidiana. L'idea di non accettare nulla per scontato, che sia qualcosa che ci viene detto dal potere, ma che ci viene imposto o che si impone a noi come bruttezza della vita, come squallore del quotidiano. Come quindi capacità di utilizzare una parola molto breve e fondamentale del vocabolario civile, che è no. George Steiner e José Saramago hanno scelto no come prima parola di un lessico ideale. Una delle parole più semplici e corte del vocabolario, osserva il primo. La parola più urgente ed essenziale, la più selvaggia del vocabolario, secondo Emily Dickinson, dice il secondo. È un'arte difficile e perduta, quella di dire no. No alla brutalità della politica, no alla follia delle ingiustizie economiche che ci circondano, no all'invasione della burocrazia nella nostra vita quotidiana, no all'idea che si possano accettare come normali le guerre, la fame, la schiavitù infantile. C'è un bisogno enorme di tornare a pronunciare quella parola, e invece ne siamo incapaci, per acquiescenza, per scetticismo, per pura pigrizia. E naturalmente il no non è pura negazione, ha un valore creativo. Ha un valore costruttivo. Noi possiamo e probabilmente dobbiamo ribellarci sempre in qualsiasi campo, anche alla manipolazione delle parole. Perché, come dicevamo prima, già solo chiamare le cose con il loro nome è atto rivoluzionario. La ribellione è il contrario dell'obbedienza ottusa, è il contrario dell'obbedienza a ogni costo, della rassegnazione all'ingiustizia, all'iniquità, allo squallore, è capacità di esercitare il ripudio che è sancito anche dalla Costituzione. Ribellione è responsabilità, autonomia, affrancamento, è rimedio contro la bruttezza, l'umiliazione e la perdita di dignità. E in questo senso la ribellione è la via per la bellezza.